Hola e benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo video haul, try on haul, perché oggi le proviamo le cosine e direi subito di iniziare. Sono andata ad Arese qualche giorno fa e volevo prendere alcune cosine. Alcune le ho trovate perché mi ero proprio fissata degli outfit da fare. Altre cose le ho ordinate online perché in store non c'erano, quindi magari ve le farò, anzi, vi faccio vedere qua. Ho preso degli stivali neri, super super belli, speriamo, e poi un sciarpa, guantini e cappellino tutto rosa, non vedo l'ora che mi arrivino. È arrivato il primo pacco di borse, quindi faccio in tempo addirittura a farvelo vedere direttamente io, senza mettere le foto. Ah, proprio buttati così! No, vabbè, raga, io sconvolta. Ma io mi chiedo, no? Perché non hanno una scatola questi stivali? Non capisco, vi giuro. Comunque, appunto, ho preso questi stivali alti. Sembrano anche belli larghi. Ora li provo. Allora, questi sono gli stivali indossati. Cioè, sono comodi, carini. Però il materiale secondo me non sono fatti benissimo, ecco. Però se stai cercando degli stivali per tutti i giorni, comunque abbastanza comodi col tacco grosso, non sono male. In negozio erano tutti distrutti. Qua c'è qualche filamento che esce, però molto meglio. Madonna che ginocchia secche! Non guardate le mie ginocchia, devo idratarle. Così. Vedete? Detto questo, inizierei da Zara Home. Anzi no, da Zara, perché è il più grosso. E ovviamente non ci stava sopra il divano, quindi iniziamo da questo. All'interno del sacchetto di Zara vedo qualcosa che non c'entra niente, ovvero questo di H&M Home. Ho preso dei diffusori appunto adesso per l'autunno per cambiare un po' le fragranze, anche perché in soggiorno l'avevo finito. E ho scelto questo Cashmere Pourpon. Non so perché ha l'etichetta che svolazza. Comunque mi sembrava molto buono, cioè non pensavo che Cashmere avesse una profumazione in particolare, e invece sì, e mi piace molto. Il pack è... Madonna, ma queste etichette, ma ti pare? Ma che è? No, vabbè. Pack molto basic, nero con la scritta bianca, e direi che anche per l'autunno va benissimo. Non c'erano pack super autunnali, ormai era già tutto natalizio. Infatti anche da Primark letteralmente scoperto il Natale. Pensavo di arrivare in tempo per l'autunno, invece no, ormai si fa ad agosto-autunno, adesso c'è già Natale. Vabbè, comunque così, semplicissimo. Mi sa che lo vado subito ad aprire e vediamo se sta bene poi. Perché poi quando prendi un diffusore non è detto che sta bene in casa. Cioè nel senso, ogni profumo secondo me ha un suo spazio. Vado a mettere tre di questi, mi sa. A me piace molto come profumazione, sembra anche un po' crema allo zabaglione. Mi ricorda la crema allo zabaglione. Vabbè, direi che questo è quanto. Poi, sempre da Zara Home, così ce lo togliamo, ho preso anche questo piccolo portacose. Così mi piaceva un sacco da mettere qua all'ingresso, perché adesso ne avevo uno un po' bruttino. Poi ci mettiamo le chiavi. Appena si rientra da casa. Quanto è carino. Ah, non vedo i prezzi. Questo l'ho pagato 19,99. Mentre questo... Ah, sempre 19,99 il diffusore. Anche se c'è scritto candele. Non so perché. Va bene lo stesso. Ora possiamo passare a Zara. Allora, c'erano tantissime cose. Ogni volta che entro ultimamente trovo un sacco di cose interessanti, ma poi magari non mi stanno bene, quindi non le compro. Però avevo bisogno di tute. Quindi ho preso questa qui, rosa, crop. Era bellissima questa tonalità di rosa, un po' pastellosa, e non ha la cerniera, una cosa che apprezzo, infatti poi ne vedrete un'altra con la cerniera che non mi stava benissimo, però mi piaceva il colore. Questa è una M1795 e ve la faccio vedere subito indosso con anche il suo panta, che è molto simile a quelli grigi e panna che avevo comprato, sempre con la riga centrale, però questa volta appunto la parte sopra è diversa perché non ha la cerniera. Sempre M22,95 il prezzo. Diciamo che come prezzo è super abbordabile per essere una tuta comunque che mi piace tantissimo, super felpatina dentro, cade larga. Ultimamente anche le tute più semplici in giro costano una follia, tipo quelle di Nike, Adidas, mentre qua almeno riesci ad averne qualcuna. Cioè, mi piace un sacco il materiale, lo so che è fast fashion, quello che volete, però io che le cambio spesso, anche averne tante, è molto bello. Molto 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 bello. Bene, quindi questa prima tuta. Allora, questa è la tuta, è appunto super morbida, comoda, mi piace un sacco il colore. Non capisco perché non fanno mai questa parte uguale a questa, però
Però questo è un po' l'effetto. Con il rosa secondo me è tutto più bello. Ecco, si è spenta la luce. Vabbè dai, vedete lo stesso. Queste lucine non durano niente. Nulla, molto semplice, basic. Sembra più bianca secondo me in videocamera rispetto che dal vivo. Cioè dal vivo è leggermente più rosa. Ed è proprio comoda, la tuta che cercavo. E appunto finisce, bella che larga. Sempre difficile fare le riprese quando non c'è spazio. C'era anche in diversi colori ovviamente. E c'era anche un'altra molto carina, perché praticamente aveva qui una cernierina e tipo un rosa più power, però era stretto, aveva l'elastico sotto, ma non fanno impazzire quando ho l'elastico sotto, però era molto bella anche quella. Se volete c'era il TikTok in cui vi faccio vedere la giornata di shopping, in cui vi faccio vedere un po' di robine, e questa è quella rosa. Poi ho preso questa magliettina maniche lunghe blu. Io amo questa maglietta, che mi sa che questa è pure doppio strato, perché di solito sono più sottili, ma davanti hanno fatto tipo doppio strato rispetto a dietro per non far vedere, penso, le nostre tettine. E quindi punto in più, c'era in diversi colori, io appunto l'ho presa blu, pagata 15,95, taglia sempre M, perché vestono abbastanza strette, soprattutto le braccia. Ogni volta sembro un cotecchino. Questa è la maglietta blu, sembra quasi nera, super morbida, super attillata, ed è anche più lunga rispetto alle altre di Zara, cioè arriva proprio qua, c'è il mio ombelico, arriva molto sotto l'ombelico. Super basic, pensavo di prenderla anche nera, ma ho pensato che ne avevo già due nere, quindi ho detto vabbè, intanto la prendo blu, vedo come si lava, come mi trovo, in caso la prendo anche in altri colori. Super super morbida e bella. Questa fa sudare un pochino di più, però vedete come copre bene avendo due tessuti e non solo uno. L'hanno capito. L'altra tuta che vi dicevo è di questo marrone bellissimo. Abbiamo sempre il panta che cade largo, che io amo, così la vestibilità super morbida. È un pochino più largo rispetto all'altro, nonostante sia sempre una M. Di questo non c'è il cartellino, anzi è qua, pensavo si era staccato. 22,95 il pantalone. E poi abbiamo la parte alta, che è una felpa, che in realtà a questo punto posso usarla anche con altre cose perché ha la cerniera e non veste bene appunto perché sotto è un po' stretta, cioè non è una di quelle felpe con sotto la parte larga, tipo stringe, e quindi boh, è strana anche perché è abbastanza lunga. Non c'era la S, se no avrei provato anche la S, e ho preso sempre una M e veste abbastanza over, pagata 29,95, quindi sì, un pochino di più, però il colore è bellissimo, mi piaceva troppo e ne avevo bisogno. E basta, questa era tutta Zara. Ho provato anche diversi vestitini, cose, ma non mi convincevano. Ok, eccola così la tuta marroncina. Vedete che la felpa è bella che larga e più stretta qui sulla mano e qui, cioè una volta che voi l'andate a chiudere, non è larga. Quindi io tipo si fa così, un po' effetto bombato, però è bruttissimo perché si vede tutta la cerniera. E io penso che la terrò aperta a questo punto. Così, è a vita alta rispetto a quella rosa, molto più a vita alta, e mi piaceva un sacco questo colore, posso dire marrone cioccolato bellissimo, e anche lei finisce bella che larga, proprio proprio bella, poi comoda. Poi passiamo a Oysho, che è uno dei miei brand preferiti per quanto riguarda le cose da casa, pigiamini, maglioni, comunque cose anche per la montagna, fa delle, cioè, delle chicchine. E appunto stavo cercando per un outfit con gondolina grigia, stivali che ho preso, quelli neri, e calze, questo maglione morbidissimo, raga, cioè non avete presente la morbidezza di questo maglione, non punge per niente, di questo grigio scuro. C'era anche grigio chiaro, ma nell'outfit che ho visto io era scuro, quindi ho preso questo qui. È giga, cioè è proprio over over over, ma fatto che è così morbido, appena l'ho visto ho detto mio, è veramente fatto benissimo. Questo infatti costa, no, mi è staccato il prezzo, ma abbiamo lo scontrino, 39,99, però merita, fate conto che è anche una S ed è bello largo e lungo. Le maniche sono giga, lunghissime, oddio raga, non vedo l'ora che faccia più freddo per indossarlo, è così morbido, bellissimo. Ma adesso ve lo faccio vedere indossato. Eccolo qui indossato, guardate quanto è largo e bello. Anche con una cintura in vita secondo me potrebbe essere molto carino, però niente, qui è uno spacco laterale e sì, io l'ho immaginato appunto da sotto mettere una gonnellina, gli stivali, mi piace un sacco.
ed è troppo morbido, ce la voglio prendere di tutti i colori. Morbidissimo! Stupendo! Poi, già che c'ero, ho voluto provare a prendere dei calzini, questi qua semplici, un pochino più lunghi, bianchi, 12,99, e anche delle mutandine, che non so come mai le mie mutande sono scomparse, non so se le siano mangiate i cani, boh, non ne trovo più, e comunque erano anche abbastanza vecchiette, quindi ho preso questo set con diverse mutandine, 1, 2, 3, 4, 5 colorazioni, pagate 25,99 e sono il modello Tong, quindi direi brasiliano, vedete, un po' così. Colori anche carini, devo dire, questo lì là mi piaceva. C'erano diversi modelli, cioè veramente tantissimi modelli di mutande diverse, però questi sono quelli invisibili. Vediamo, proviamo ad aprirlo, perché non c'erano da poterle vedere lì direttamente in store, quindi sono proprio quelle che cerco io, super sottili, che non si intravedono sotto i vestiti, di un materiale bello che è elastico e morbido, belle. Io di solito prendevo quelle di Intimissimi o di Victoria's Secret, ma sono praticamente uguali, muy carine. Adesso le buttiamo tutte a lavare e poi le indosserò. Infine, quando sono arrivata a pagare, ho visto questa fascia capelli super spessa, cioè di solito sono molto più tipo piccole e sottili. Questa invece guardate quanto è spessa, cioè praticamente mi farà tutta la testa così, pam. Però appunto la stavo cercando un pochino più spessa, in questa è sottilissima e non ha la cucitura centrale, cioè ce l'ha dietro sotto la testa, quindi boh, mi ispirava. 12,99 il prezzo, un po' altino, però sapete che la stavo proprio cercando così spessa, nera, per quando voglio fare i capelli comoda. Bella. Poi tutti i materiali di Oysho sono pazzeschi. È un po' halo italiano, nel senso che non avendo halo, questo secondo me è un bel sostituto, anche perché costa meno, cioè halo ha dei prezzi folli. Infatti quando ero andata a Londra non ho comprato niente, perché per me non valeva la spesa, cioè erano troppo basic per il prezzo, capito? Sicuramente il materiale era top, però andiamo avanti con Bershka. Allora, prima cosa vi faccio vedere gli accessori che sono sopra. Ho preso queste mollettine carinissime, nere, leopardate e rosse. Queste già me le immagino per i tutorial natalizi, facevano un sacco. E poi ho preso anche questi orecchini, che sembra tipo un po' carta, oddio, come si chiama? Quella carta da forno un po' schiacciata, sia oro che argento, pagati 12,99, mentre questi 9,99. E mi piaceva un sacco questo qua argento, in realtà se c'era da singolo l'avrei preso anche singolo, però c'era anche con questi oro, vabbè. Poi ho preso un altro maglioncino, ma molto più leggero rispetto a quello di Oysho, marrone, proprio perché vorrei avere l'armadio un po' marrone e un po' grigio, per fare gli outfit un po' mixati, se mi sento più marrone o più grigia. E questa secondo me starà benissimo con i pantaloni marroni che ho comprato, magari ve li faccio vedere anche quelli, perché non avevo, cioè l'avevo fatti vedere nell'haul, ma non li avevo provati, e secondo me con questo ci sta benissimo, anche magari con il blazer, sempre marrone che ho, total marrone, adoro. E mi piaceva appunto perché questi tagli un po' obliqui, così la spalla qua scoperta, molto bello e morbido anche lui, pagato 25,99. Ho preso una S, questo vestiva bene anche se era una S, bello. Quanto amo queste cose marroncine. Allora, questo è il maglioncino, non fate conto che è sotto anche la canotiera, ma quanto è carino in questo taglio, c'era un sacco, anche super morbido. Avrei preferito le maniche leggermente più lunghe, ma ci sta. E poi sotto ho messo anche i pantaloni che vi dicevo, marroni. È un marrone più scuro, però non mi dispiace. E vestono veramente, veramente bene. C'è ancora l'etichetta, tra l'altro. Pagati 45 ed è una 38, 42 italiana. Cioè, guardate come vestono da Dio, perché qui sono super stretti in vita. Cioè, non sono per niente largoni. Di solito quando qua sono più larghi, qua rimane un sacco di spazio, invece questo veste perfetto. E poi sono giù larghi, swish, mi piace un casino. Ma poi sono comodissimi, ma vabbè, mi ho innamorata. Faccio vedere anche un po' sotto, capite perché mi piacciono? Sono più belli. Questa ripresa sembra una nana. Vabbè, comunque questo è il fit, adoro. Poi ho preso la felpa, che avevo preso anche in grigio, l'ho presa in nero perché mi piaceva che non si vedeva la... Oh no! Oh, mi è
messo il lip balm e mi sono anche sporcata. Bene, comunque, dicevamo. Alla cerniera che non si vede, che è un po' coperta, quindi mi piaceva di più perché tutte le felpe nere che avevano sempre questa cerniera super visibile, cioè si vede solo questo, che però volendo posso anche togliere, non lo so. Comunque non mi piace quando si vede troppo l'argento, cioè dovrei fare una cerniera nera se la felpa è nera. Vabbè, quindi l'ho ricomprata, anche perché è morbidissima anche questa dentro felpatina, e dopo che l'ho presa grigia, l'ho vista nera, ho detto mia, subito. 22,99, taglia M. Anche questa abbastanza over, è bella larga. Ecco la felpa indossata. E una cosa che ho notato adesso è che praticamente si può aprire anche da sotto. Cioè fare l'effetto così, tipo, capito? Si è aperta sotto che sopra. Non me ne ero accorta. Ah, è questa qui sotto, tutta, è di Zara, sempre comodissima. Sì, ultimamente di Zara sto facendo veramente delle chicchine. E niente, ovviamente ho il cappuccio. Super bello grande, non striminzito. Morbidissima. E mi piace anche come hanno chiuso i laccetti qui. Poi ho preso una classica t-shirt, mi piaceva il colore, io queste qua le uso più che altro per quando sto in casa e ci dormo anche. Così, qui ha questi disegnetti e dietro avevo anche una letterina col fiocco e ho detto no vabbè, deve essere mia. Basic direi, una maglietta. Pagata 15,99, sempre M, però mi piaceva un sacco. Anche questo forse l'avevo comprato nell'ultimo haul con tutti questi fiocchettini, anche se qua... pensavo stesse un pochino più, capito? Invece vedete che si apre, morta. Ecco qui la t-shirt, super basic, ma comoda. Forse sono per la comunità sto giro, forse, chi lo sa. Bella, mi piace. Ultima cosa da Bershka, ho preso questo maglioncino, principalmente sono andata per lui, bellissimo così con lo scollo squadrato, qui è aperto e ha pure questo cosino qua da mettere sul collo, un po' tipo effetto sciarpetta, e mi piaceva troppo, cioè è veramente carino. Mi dispiace che abbia questi bottoni, cioè avrei preferito senza... Puzza di piscio, e giù perché puzza di piscio, giù, non ce la faccio più, mi puzza. Ma... vai giù! Oh, povero mio piccolo Brekut, non ti ha pulito bene, eh? Questo qui senza i bottoncini secondo me sarebbe stato ancora più carino, però vabbè, era così. Adesso ve lo faccio vedere indossato. Ed ecco il maglioncino indossato. Anche questo ha le maniche un po' cortine per i miei gusti, però è bellissimo. Ora ho sempre la canotiera. Qua lo spacco, questo che si può decidere se mettere così o tutto dietro. Non lo so, mi dava un senso di particolarità. E niente, molto morbido, non punge. Ho provato anche dei pantaloni molto belli, eleganti, con il taglio vivo, ma pungevano dentro. Cioè, pizzicavano, ho detto, ma che è? No. Mentre questo non punge per niente, molto molto bello, carino. E ha la trama così, un po' tutta a costine. Ultimo pacchettino, sono andata da Zara Home. Anche qui c'erano tantissime cose natalizie, però volevo aspettare le cose natalizie. Non ho trovato niente di autunnale, come vi ho già detto. Però essendo che le rese hanno aperto lo store nuovo, era bellissimo. E ho preso semplicemente un altro diffusore, questa volta però a Salt the Caramel, da aprire magari un pochino più in là. E questo sarà letteralmente di dolciume caramellato. E... lo amo, è veramente super dolce e ogni anno lo regalo a qualcuno a Natale, a mia nonna, a mia mamma, perché è veramente buonissimo. Costa parecchio perché l'ho pagato 19,99, ma in realtà anche l'altro di H&M è uguale. E cavolo, è tanto, anche perché è piccolo. Cioè, non è molto grande, devo dire. 120 ml, anche l'altro. Vabbè, quindi è prezzo standard. Abbiamo capito. Bene amici, questo era tutto. Fatemi sapere qual è stato il vostro capo preferito. In generale sicuramente tornerò a fare danni perché non ho visto Mango, non ho visto bene Primark, quindi ci sono un sacco di cosine che volevo vedere meglio, ma era tardissimo e quindi non sono potuta rimanere di più. Però intanto volevo farvi vedere questo perché sennò poi dovevo tenere nei sacchetti finché non andavo di nuovo a comprare cose, quindi direi che non era il caso perché voglio assolutamente portarmeli in vacanza.
a Barcellona questi due giorni appunto che andrò, tanto voi vedete questo video giovedì, quindi io sarò già stata a Barcellona e avrò già usato questi vestiti, anche se non so se fa caldo o freddo, devo ancora vedere il meteo, però appunto mi immaginavo questi maglioncini, secondo me sono molto carini e cucciosi. E niente, ovviamente se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, non dimenticate di iscrivervi e nulla, vi mando un bacione, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye!